Lola Sonora, sai che potrebbe essere anche un nome di un gruppo? I no. Lola Sonora. No, Lola Sonora. Potrebbe essere una serata latina. Lola Sonora. Lola Sonora, esta noche con los amigos, con los dúos de los karaokes mascherado. Los karaokes mascherados. Mascherados. Allora, ben arrivato professor Nasse, così giusto. Buongiorno. Un piccolo commento sul, come dire, le estrazioni della cellula. Veloce. Abbassa pure il volume, sì. 1, 2, 3. Che culo, ragazzi. Mamma mia, cioè proprio infinito. Attenzione, va bene, lasciamo stare perché dobbiamo parlare di altro. Abbiamo degli ospiti e quindi dobbiamo fare bella figura con loro. I primi due ospiti di oggi sono Rachele e Giovanni, ben arrivati, buongiorno. Ciao. Rachele, tu hai il dono della parola, vero? Sì. Ok, perfetto. Rachele, hai freddo? Ti vedo un attimo così. Intimorita. Cosa? Sono un po' agitata. Sei un po' agitata? Non ti preoccupare. Ma perché? Qual è il motivo dell'agitazione? Perché? Sei scappata senza dirlo a nessuno, dai, di la verità. No. Sono al corrente, in famiglia. Tutti. Tu che sei qua. L'ha detto la mamma, anche la mamma. Se uno andava al militare, che sa che la persona che saluta la mamma, questa è una cosa. Certo. Allora, i primi due ospiti di oggi, Giovanni è il vincitore, se non erro, si è aggiudicato il 30 lodi. In che modo, Gio? Allora, avevi chiesto cosa stavamo facendo in quel preciso momento. Il tempo reale. Mi fa paura la risposta. Ah, banca! Banca, mi fa comunque paura la risposta. È vero. Esatto, perché mi avevano chiamato loro, quindi già se ti chiamano loro sono casini. Signor Giovanni, avremmo urgenza di scambiare due parole con lei. Ci può venire a trovare? Esatto. E lì uno si caga addosso. Che è successo? E volevano appunto farmi delle nuove offerte per conti correnti, però io ho scritto solo... Alte, ferma. Se ti chiamano e ti dicono questa, ripeti la frase, volevano farmi nuove offerte. Vuol dire che te c'hai l'argiano in banca, ragazzi. A me, per esempio, non mi hai mai chiamato per dire vorrei fare nuove offerte. Se ce li hai, te li fanno investire. No. Ormai uno avesse detto sì, ce li ho. Tornando alla foto, no, la cosa bella era che, come dire, noi facciamo ogni tanto questa puntata del 30 lode per sapere il vostro, cioè dove vi trovate, cioè il tempo reale, per capire magari da uno, una persona anche da dove sta ascoltando la radio. La cosa originale era che lui era proprio seduto nella, diciamo, reception della banca. E lui lì, tranquillo, prima che lo torturassero, ascoltava la radio e se non erro il messaggio diceva una roba del tipo sto pensando dove e come mi fregheranno, una cosa del genere. Sì, esatto, era nuove offerte, cercheranno sicuro di fregarmi. E invece poi come l'hai fatto? Qualche dai, investito, due bot. No, non ho fatto niente, erano troppo losche come cose. Investimentino, basso rischio, dai, facciamo così. Capitale garantito. E tre mesi, 15%. Quindi non hai sottoscritto nulla? No. Ho capito, va bene. Ci penseremo. Giustamente detto, guardi, la ringrazio per il suo tempo, ci penso, poi ci vediamo. Ciaone! Tradotto, ciaone! Nel frattempo cambiano 7 direttori, quindi voglio dire, hai tempo poi magari di pensarci veramente. Tu Giovanni vieni da Bergamo città? Bergamo città, sì, ma anche Bergamo alta, nel senso che vengo giù dalla Val Brembana. No, aspettate tu, cioè io devo capire. Bergamo città sì. Però anche perché io abito in due posti diversi. Che sei? Vedi che dell'onnipotenza. No, ha due case. E per forza lo chiamano in banca, perché giustamente mi avevi ragione. Ce li hai alzati. Abita a Bergamo, no, però, città. Abito però, vicino a Bergamo e anche in Alta Val Brembana. La cosa bella è stata abito a Bergamo sì, ma anche vengo giù dalla Val Brembana. Nello stesso momento, perché ho questi doni da paragnosta. Perché dalla Val Brembana si viene per forza giù. Poi ogni tanto si torna anche su. Tu ti fermi un po' a Bergamo città. No, però andiamo a fondo, sta perché? Cioè, perché? A Bergamo città vivi? Allora, sì, fuori da Bergamo c'è la casa di mio padre, quindi vivo anche da mio padre per lavoro, perché lavoro a Curno. Mm-hmm. Curno, a Curno. E mia madre abita a San Giovanni Bianco, che è alta Val Brembana. Esatto. Quando vuole andare su e giù dalla Val Brembana. Ecco. Berghe, come va la canzone?
Punto. Tu che fai nella vita, Giovanni? Faccio il cuoco. Il cuoco, che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Non si direbbe. Allora, anzi, no? Perfetto. Il cuoco negli ultimi anni, grazie anche ai programmi tipo Masterchef e altre cose, sta diventando, ragazzi, è molto figo. C'è uno che fa il cuoco al giorno d'oggi. Mio nonno era un cuoco, non se lo cagava nessuno. Fosse stato adesso in cucina, era diventato il mito. Visto che lui fa il cuoco ed è accompagnato dalla fidanzata che si chiama Rachele, cioè volevamo sapere, Rachele, se effettivamente, cioè tu da 1 a 10. No, bello, mi bello, mi bello. Mi no, 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 no. È stata la stessa cosa. Bravo? Spinge bravo. Proprio, cioè, così. Il suo cavallo di battaglia qual è? Cioè quel piatto che dici Gio, perché lo chiami Gio o lo chiami amore? Gio amore, dipende. Gio, la sera. Ricky Martin del Wisin, il Wisin. Com'è la pasta alla cubana? Esatto. Com'è? Chiedete a lui. Com'è, Gio? Ma non è semplicissima, praticamente è una matriciana classica, una normale. Una matriciana classica normale. Ci aggiungi un po' di panna, sì, e un po' di curry, basta. È già fatto, finito. Tutti accontenti di poco, insomma. Sì, sì, Rachele. Sì, ma il gusto del curry con la pancetta e la cipolla che... Mamma mia, dai, che io non... Mi sembra di essere asciutto come un'acciughina. Proprio mi sento. Allora, diciamo. Perché la griglia non serve fare l'alberghiera per fare la cannella. No, esatto. O ci sono dei segreti anche lì? Probabilmente ci sono. Sì, no. Qualcosina. Su. Qualcosina. Due parati di frutta, dai, semplice. Ma arriviamo al dolce, al dessert. Quando... I dolci non li fa. Ah, no. Non li fa, no, non si rifiuta. Aia. No. Non piace dolci. Ci sono delle specializzazioni. Tanto cucina lei per i dolci, che siamo a posto. È calda. Rachele, tu sei cintura nera di tirami su. Bravo. Sì? Riesce bene? Più o meno, dai. Ma più o meno non è convincente, però. Nel senso che non devo cuocere. Ma tu devi dire sì. Se frega, non c'è nessuno. Giovanni che ci dirà se... Giovanni, tu che hai questa fidanzata fai dolce, tu come cuoco, quanto le dai? 10. Vabbè, questo è amore, dai, questo è l'amore, questo è l'amore, dai. Tu che fai, Rachele, della vita? Oltre che assaggiare la pasta alla cubana? No, studio, faccio ingegneria gestionale ad Almine. Stica. Ingegneria gestionale, che sono 740 CBT Excel. Ingegneria gestionale a Dalmine, che non è come fare ingegneria gestionale a Venezia. Sono due cose totalmente diverse. Perché Dalmine, ragazzi, sono tosti, passa nessuno. Lasciate fare. Che anno sei, Rachele? Sono il primo anno. Primo anno, quindi sono ancora in base. Sei giovane, quanti ne hai? 38. Quanti ne hai? Ho 20 anni. 20 anni. Gio? 24. 24, vale, siamo lì. Senti, chi... No, mi ero dimenticato. il momento che preferivo, dai, no, che sta arrivando. No, importante, ragazzi. Allora, nome vincitore Giovanni, nome accompagnatore Rachele, li abbiamo conosciuti. Età vincitore 24, città Bergamo. E anche viene giù dalla Val Brembana, lo sottolineiamo. Ogni tanto viene giù. Suono descrittivo BIP, perché? Perché? Non si può dire? No, è il suono del comandiere quando si comanda al lavoro. BIP. Ma lì come funziona la comandiera? Cioè io cameriere entro in cucina? No, sei proprio il palmare. Ah. Tu senti il beep, vai a vedere. Ci sono un pezzettino di carta con scritto l'ordine. Ma che meraviglia. Mamma mia, ragazzi, che ristorante high tech. Hobby, bicicletta. Nel senso che? Nel senso che ho una bici da corsa e quando ho tempo vado a fare i miei giri. Vedi, cioè, su e giù dalla Brembana, se ci fa rubare, cioè chi ce l'ha e chi la
capitato a qualcuno. D'altra parte basta parcheggiarla con un lucchettino se uno sta dentro, che vede ma d'altra catinina, qualcosa, sai, capita che poi lo so, dai, che la ferita è ancora aperta, lascia lo so stare, per quello che ci metto. Credi nell'amore eterno? Beh, a cui la fidanzata poteva rispondere semplicemente solamente che sì. Tu Rachele ami nella, cioè credi nell'amore eterno? Certo. Quando fai, no, cosa fai quando non ti vede nessuno? Dormo. Dormo. Qualcuno te, Rachele, l'hai mai visto dormire? No. Non l'hai mai visto dormire? Non mi lascia la mamma. La mamma non la lascia. La mamma sta ascoltando. Sì. Ah, cara mamma. Come si chiama la mamma? Come facciamo si chiama? Un appello. La Giancarla. Deve sapere che loro fanno quello che devono fare, anche se non dormono insieme. Cioè, quindi li lascia per dormire assieme. Tanto hanno fatto prima. Signora Giancarla, non vorremmo dirglielo, signora, però i ragazzi qua sono arrivati in radio 7 ore fa. È vero, giù da basso nella macchina imboscati qua nel campo, esatto, dietro c'erano dei giornali attaccati dalla macchina e la macchina cigolava e c'era un movimento sussultorio ondulatorio, esatto, bello. Si sentì, la radio era alta, perché la radio è una tenuta alta, però vabbè. Andiamo avanti. Mare, montagna, e perché? Mare perché vivo in montagna. Ah, mare perché lui viene giù dalla Val Brembana e quindi in montagna, giusto, bisogna alternare, c'ha ragione. Tipo, dove sei stato? Dove siete stati? Vabbè, no, lei... Ma che te sei scemo? Questo, se vai in vacanza tutti insieme, lei dorme con the parents e casomai si vede. Pensa che ti racconto questa cosa, è vera, io avevo un amico, così un aneddoto, che mi dice, sai, sono andato in vacanza con la mia fidanzata. Cazzo, gli ho detto, bene, questo è successo tipo 15 anni fa, ma forse anche una ventina. E dice, com'è andata? No, c'erano anche i suoi, ma scusa, tu dove dormivi? Mi mettevano fuori sul balcone, ma era vero, cioè loro erano al mare. Dimmi solo, non lo conosci. Lo mettevano fuori sul balcone, lui dormiva fuori durante la notte nella brandina e tutta la famiglia dentro. Allora, cari genitori, io capisco lo schiavismo, però fino a un certo punto lì proprio maltrattamento. Già. Ma vuoi mettere fuori dal balcone? C'è l'umidità del mare di notte, spacca. Tu sei stato recentemente al mare oppure hai in progetto di andarci magari quest'estate? Sono andato l'anno scorso, sono andato a Jesolo una settimana. A Jesolo, sì. Ogni tanto Sani scappa e va a Jesolo. Adesso è una delle sue località preferite. Ma un po' che non vado adesso. È un po' che non va a Jesolo. Comunque è comodo anche a livello di distanza. Quindi sicuramente interessante. Descrivi in 3 parole il tuo accompagnatore. Quindi Giovanni descrive Rachele: simpatica, bella e dolce. Io ci vedo, li vedo bene, vedo una bella coppia perché sono proprio entrambi convinti di queste cose. Poi il tempo distruggerà tutto come sempre, ma perché è questo il tempo, cioè, fare, vai tranquillo. Il tuo speaker preferito della VFM, Francesco Nardi. Ma un bacino se lo meritava, giustamente. Ma attenzione, no, saltiamo sta parte. No, e arriva il momento che stavamo aspettando, c'è la signori. Parte più bella, metti una cosa, no, ancora più bella, c'è una roba proprio da oh, signori e signori, ma tu volevi quella là? Ma anche signori e signori, è arrivato finalmente il momento del karaoke mascherato! Dove noi, come dire, anticipiamo un pezzettino di una canzone e poi Giovanni o Rachele possono continuare, anzi devono continuare. Anche insieme, bello. Rachele ha già dei problemi a dire il suo nome in onda, figuriamoci se cade. Come sempre, Nastia, a lei l'onore. One, two, three. Sì. Mi ricordo montagne verdi. Dai. Questa è dura. Però questo è un classico dei karaoke. Sì, come continua? Mi ricordo montagne verdi, sì. E Sandrino. Sandrino non c'era. Andiamo con la seconda, vai. Questa non la conosco. Guarda che la sa, è una bambina piccolina. È una bambina che correva. Il mio amico, il mio più sincero. E allora, dai! E allora. Il karaoke mascherato, ragazzi, funzionerà. Il nuovo andrà anche alle Olimpiadi, guarda, sono certo. Seconda canzone, vai. Questa non la conosco. qua, che canzone è questa? Almeno l'autore. Venditti. Ma Venditti, caspita. No, questa non la conosco. Ogni volta che parlo. Non possiamo cambiare. Ragazzi, cos'è la melodia? Facciamo azzurro, vai. Facciamo azzurro. Azzurro! Il pomeriggio è troppo azzurro.
Lungo. Bravo! Aiuto. Vai con la terza. Tu sei dentro di me come l'alta marea. E qui non la sa nessuno. Ma come no, ragazzi? Chi scompare, riappare, portati via. Va bene, va bene, va bene, va bene. Prova a karaoke mascherata, tutto sommato. Sì, sì, diciamo abbastanza bene. Dai, vai, ci ha sorpreso. Mi dicono... C'è il telefono la Giancarla. Ma metta... sono due bravi ragazzi, sì. Ti preoccupa? Lasciali dormire assieme. Va bene, va bene. Allora ringraziamo i primi due ospiti di oggi, ovvero Giovanni e Rachele, e tra poco... L'imbucato? C'è un imbucato? Oggi c'è un imbucato. Un po' contendevo col 30... Sì, col 30 lode. No,